Mercato sprint nel finale per il Cosenza. Come sono state queste due trattative lampo che vanno a completare un reparto fondamentale per i sogni del Cosenza? Intanto sono due grandi giocatori, perché Canotto è stato inseguito da tante squadre di Serie B, anche con budget molto molto più cospicui, come per esempio la Cremonese, come il Parma, e alla fine Cosenza secondo me è riuscita a prendere un giocatore che può fare la differenza in questa categoria, poi tra l'altro anche con un senso d'appartenenza, no? che può essere determinante per il Cosenza. È forte, è stato alla fine stata un'opportunità da ultime ore. Il Cosenza ha trattato anche altri giocatori come la Gumina, ha trattato Simi, ha trattato Scedere del Bari, però lo stesso Forte era ieri sera era praticamente del Bari, c'è una trattativa che si stava concludendo, e quindi per il Cosenza essere riusciti a prendere un ulteriore attaccante in un reparto dove comunque c'era già Tutino, c'era già Mazzocchi, c'era già Crespi, c'è già Zilli, secondo me è un segnale di grande ambizione. È vero che bisogna sempre pensare fino a salvare la categoria, soprattutto dopo le ultime stagioni molto sofferte, però credo che questa squadra possa veramente essere una mina vagante per tutte, dare fastidio a tutti, perché poi ha anche un allenatore bravo che sa dare, e ha già dato un'impronta alla squadra, e adesso ha alternative davvero in ogni ruolo di qualità importanti.